Una povera ragazza che tanto era stata lodata in passato perché si era presa cura dei suoi genitori disabili, oggi è il principale sospetto di un omicidio. Questo caso è avvenuto tempo addietro in Corea, tuttavia è recentemente tornato alla ribalta dal momento che sono emersi una serie di video che potrebbero essere la chiave per riuscire a scoprire la verità e capire che cosa è veramente successo a Yoon. E la domanda è mai possibile che sei riuscita veramente a non rendere ti conto che tuo marito stava affogando? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di cui parleremo oggi è tuttora un mistero, ma vorrei ripercorrere assieme a voi questa storia per scoprire cosa realmente è successo. Sono curiosissimo di leggere la vostra opinione, quindi se vi piacciono questi contenuti vi chiederei gentilissimamente di lasciare un mi piace e commentare qui sotto. Il caso di oggi l'ho trovato sul canale di Grazy TV. Ringrazio sempre Grace e se vi interessa vedere questo video con conoscete l'inglese, vi consiglio anche di andare sul suo canale, visto che le informazioni che riporterò sono più o meno le stesse. All'inizio del 2020 una donna ha denunciato una compagnia di assicurazioni per non essere stata trattata in modo giusto a detta sua, a seguito di una terribile tragedia. Questa donna si chiamava Lee e all'età dei fatti aveva 28 anni. Quello che ha detto questa donna è che l'anno precedente, nel 2019, affermò che appunto suo marito Mr. Yoon, che all'epoca aveva 39 anni, era passato a miglior vita a seguito di un tragico incidente che lo ha visto annegare mentre era fuori con i suoi amici a divertirsi. A detta sua, l'assicurazione avrebbe dovuto versarle una cifra pari a $800,000. Tuttavia, la compagnia assicurativa le ha negato questo permesso di ottenere questi soldi e questa lì ha denunciato questa compagnia per frode assicurativa, dal momento che questa azienda non era disposta a pagare quella cifra. Ma andiamo adesso a ripercorrere che cosa è successo in quel tragico giorno. Era il giugno di 2019 quando la coppia e alcuni loro amici decisero di andare in questa mini vacanza in questo luogo veramente famoso per le vacanze, dove un sacco di coreani vanno a spendere del tempo con gli amici. Spesso si possono fare dei barbecue coreani o si può anche fare delle immersioni o andare a nuotare. È veramente un posto rilassante e molte persone veramente adorano andare in questi luoghi. Durante quella giornata, assieme alla coppia, appunto Yoon e Lee, vi erano altre 5 altre persone. Due di loro erano due coppie e in più c'era un altro uomo di nome Jo. Ciascuno di loro aveva poco più di 20 anni, ad eccezione appunto di Yoon, che ne aveva 39. E quindi avevano una cosa come almeno 12 anni di differenza tra Yoon e le altre persone. So che questo sembra un dettaglio irrilevante, ma ci torneremo in seguito e capirete perché è così importante anche la differenza d'età. Quando sono arrivati appunto a questa valle, era domenica sera, intorno alle 5 del pomeriggio, e hanno subito iniziato a mangiare il barbecue e successivamente sono entrati in acqua. Solo i ragazzi sono entrati appunto in acqua, quindi erano tre uomini, quindi praticamente uno della coppia, Joe, e appunto il marito di questa lì, hanno deciso di immergersi in queste acque. Dalle immagini potrete proprio vedere il luogo dove questi tre uomini hanno scelto di nuotare. Tutti si sono lanciati da queste rocce. Tuttavia, quando si è lanciato Yoon, si sono accorti che non tornava più a galla, quindi lui si era praticamente gettato, si era tuffato e poi di lì non è più riemerso. Dopo che si è lanciato, infatti, non sono riusciti a vedere proprio nulla, non c'erano neanche bolle o altro e l'acqua era completamente calma, quindi per esempio lì ha detto che si è girata, ma dalla sua testimonianza ha detto che quando si è rigirata indietro per vedere dove fosse il marito non c'era assolutamente nulla, si era come vaporizzato. Circa 30 minuti a seguito di questa scomparsa, Lee ha deciso di chiamare aiuti, dal momento che non riusciva più a rintracciare suo marito. Tuttavia, nel momento in cui sono arrivati i soccorsi, per Yoon era troppo tardi e ormai era morto annegato. L'autopsia ha anche confermato appunto tutto ciò. Il caso è stato chiuso
chiuso e appunto è stato giudicato come un incidente. Questa un pochino è la base della storia, almeno secondo quello che ha detto la moglie. Tuttavia c'è qualcosa di veramente strano nei confronti di questa coppia. Se noi andiamo a scavare più in profondità su quello che c'era dietro questa coppia, capirete anche voi che cosa intendo. Ad ogni modo, Lee e Yoon si sono sposati nel marzo del 2017. Qui potete vedere delle foto del loro matrimonio. Anche se queste non sono le foto ufficiali del loro matrimonio, infatti la cerimonia non si è mai tenuta, ma si sono comunque sposati legalmente e durante quella giornata hanno fatto queste foto. Avevano una differenza d'età pari a 11 anni. La ragazza lì aveva all'incirca 25 anni quando si è sposata con Yoon, mentre Yoon ne aveva 36. Yoon ha subito utilizzato una cospicua somma di denaro per riuscire ad ottenere un appartamento dove questi novelli sposi hanno potuto iniziare a vivere, quindi lui e sua moglie. Appena si sono sposati, entrambi hanno deciso di richiedere un'assicurazione sulla vita, e che appunto se uno dei due coniugi dovesse venire a mancare, l'assicurazione avrebbe dovuto pagare 800.000 dollari. Questa, ragazzi, è veramente considerata una altissima assicurazione. Solitamente chi assicura la vita non l'assicura mai per questa cifra, ma quello che loro hanno fatto è che hanno praticamente firmato con 4 diverse agenzie assicurative per riuscire ad ottenere una cifra di questa portata. Voi immaginatevi che questa coppia finiva per spendere 700 dollari al mese solo per questa assicurazione, e potete capire come questa è una cifra non indifferente. E i due hanno continuato a pagare questa assicurazione per i 4 anni a venire, prima appunto di quell'incidente. La cosa, diciamo, però più particolare è che, benché appunto ci fosse questa assicurazione, entrambe le parti vivevano in due appartamenti separati, e Yoon praticamente viveva in questo appartamento estremamente, diciamo, modesto, come potete vedere da queste immagini, mentre dall'altro canto c'era sua moglie che sperperava molti soldi e viveva in un appartamento molto più lussuoso, e il suo stipendio era una cosa come 600.000 dollari l'anno, che è considerato comunque una cifra consistente, almeno in Corea. Tuttavia la loro relazione era piuttosto fredda, il loro legame non era magari così affettuoso come ci si potrebbe aspettare da una coppia che si è appena sposata. Da quando si erano sposati, però, una cosa era cambiata in Yoon. Infatti il suo conto bancario si era completamente prosciugato in pochissimo tempo e ha dovuto dichiarare bancarotta. So che questo potrebbe sembrare non così particolare, insomma c'era un uomo che, da dover pagare un affitto, ha dovuto finire per pagarne due, e tra l'altro ha dovuto anche spendere tutti questi soldi mensilmente per questa assicurazione. E in più dovete sapere che questo Yoon, prima di incontrarsi con questa Lee, aveva nel suo conto corrente una cifra pari a 300-400 mila dollari, quindi lui in un lasso veramente limitato di tempo ha finito per spendere veramente un sacco di soldi per questa donna. Quindi considerate che, benché avesse iniziato a lavorare anche da giovane, all'età di 20-21 anni, era comunque in una situazione più benestante rispetto a molti suoi colleghi della sua età, e quindi potete immaginare come i suoi amici ci sono rimasti un po' perplessi quando questo Yoon ha bussato alle loro porte per chiedere un prestito. Immaginatevi che lui era un uomo che appunto aveva un buono stipendio e i suoi amici lo sapevano, e in più era anche una persona che risparmiava e aveva un sacco di soldi da parte, quindi potete immaginare come ha stranito molti dei suoi amici questa richiesta magari di 500 dollari, perché non riusciva ad arrivare a fine mese. Qui, se anche andiamo a vedere magari una foto di questa coppia, non lo so, a voi vi sembra una coppia innamorata? Si dice che le foto possano dire più di 1000 parole, però giudicate voi se vi sembra una coppia che si è appena sposata. Io non giudico, però ditemi voi che cosa ne pensate. In quasi tutte le foto, comunque, più che una coppia, diciamo, di novelli sposini,
sembrano, per dirla tutta, magari degli amici. Soprattutto anche se noi andiamo a leggere i messaggi, perché poi sono state rese pubbliche le loro conversazioni, questi erano i messaggi che si mandavano. E immaginatevi che Yu ha inviato a Lee: se per caso riesci a mettere le mani su un paio di soldi, per favore compra a tuo marito, quindi inteso lui stesso, un paio di occhiali e delle sneakers, perché le mie scarpe hanno dei buchi ed è imbarazzante. Lee invece ha risposto all'uomo in questo modo: ho mandato tutti i miei soldi a bla bla bla, non ho nessuna cosa. E in più, subito dopo, gli ha scritto: per favore mandami $10, ho bisogno di cibo ed acqua, non ho niente che posso prestarti e sono molto affamata. In un altro messaggio gli ha chiesto di prestargli $3 perché aveva bisogno di liquidi per poter mangiare. E voi immaginatevi che in questo periodo il suo conto bancario era completamente senza fondi e stava accumulando sempre più debiti, e sembrava proprio come se Yoon desse il suo intero salario a questa sua giovane compagna. Io, ragazzi, non riesco a capire come un uomo comunque che aveva un buon lavoro e aveva anche tutti questi soldi messi da parte, per amore, diciamo, se vogliamo definirlo così, è riuscito a sperperare tutti i suoi averi per questa sua moglie. Cioè, immaginatevi, voi siete coloro che lavorano e dovete chiedere a vostra moglie dei soldi per potervi comprare delle scarpe perché avete dei buchi, quando lei vive in un appartamento lussuoso e usa i suoi soldi non si sa per quale motivo. E in più, ragazzi, io dico: ma se non avete nemmeno i soldi per mangiare, perché andare a spendere $700 al mese di assicurazione sulla vita? Diciamo che tutto ciò sembra assolutamente un paradosso. Tra l'altro, poi ci sono anche delle registrazioni di conversazioni tra Yoon e Lee, dove si sente Yoon che, con una voce calma e amichevole, sta augurando alla moglie un felice anno nuovo. 새해 복 많이 받아. 새해 복 많이 받아. 야, 나 지금 큰 집. 아이고, 신장이라고 큰 장 같구나. 그래, 들어가서 푹 쉬어. Io, ragazzi, non parlo coreano, però penso che sia intuibile dal tono di voce quale fossero le emozioni tra i due. La ragazza sembrava assolutamente seccata dal fatto che questo marito le augurasse buon anno. Cioè, ragazzi, immaginatevi, è il nuovo anno, il vostro marito vi augura buon anno e voi praticamente sembra che non vedete l'ora di chiudergli il telefono in faccia. Lo trovo un comportamento a dir poco poco rispettoso. Ragazzi, sono passati 3 anni da quando si erano sposati e la loro conversazione era completamente fredda, e lei tra l'altro diceva sempre a Yoon che era troppo occupata per vederlo, eccetera eccetera, e per questo motivo dirà che non riusciva a rispondere al telefono. Tra l'altro, poi, andando un po' anche a scoprire di più su quanto erano i loro amici, questa lì non ha neanche detto ai suoi amici che si era sposata. Anche gli amici con cui era andata alla Valley, quando hanno conosciuto il suo marito, lei lo ha presentato come un oppai, un amico, diciamo, in su con l'età, una specie di senpai che conosceva, ma non lo ha presentato come il suo marito. E tra l'altro non c'erano baci, non c'erano abbracci, non si toccavano nemmeno. E tra l'altro, invece, dall'altra parte c'era Yoon, che sembrava avere questo amore incondizionato per la sua moglie. Lui l'amava completamente a prescindere da quello che lei diceva. Non importava quante volte riusciva a vedere la sua moglie, lui ne era davvero innamorato e avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. In ogni caso, qui è proprio dove questo mistero si infittisce. Non è molto chiaro, ma sembra che sia stata proprio la famiglia di Yoon che abbia contattato la compagnia assicurativa per poter fermare il pagamento che sarebbe spettato alla moglie, quindi alla recente vedova Lee. Perché la famiglia ha ritenuto che era piuttosto sospettoso il fatto che sia andato a fare queste immersioni e che addirittura si sia tuffato, perché non era proprio da Yoon, dal momento che Yoon non sapeva nemmeno nuotare e che tra l'altro non era nemmeno un tipo di uomo a cui piacevano questo tipo di attività. Andiamo adesso ad ascoltare anche la testimonianza di una delle ragazze delle due coppie che erano usciti con loro quel giorno a fare quella mini vacanza. A detta sua, sembra che durante il giorno loro stavano facendo una serie di obbligo verità, gli hanno fatto fare una specie
specie di prove, diciamo, ecco, e osare a fare determinate cose. E tra l'altro gli facevano fare a Yoon una serie di cose che erano piuttosto, diciamo, o imbarazzanti o difficili. E quando è caduta la sera, Lee ha detto a suo marito che tutti i ragazzi stanno andando a tuffarsi dalla roccia, fallo anche tu. Quindi la moglie, che probabilmente sapeva che suo marito non sapeva nuotare, gli ha ordinato di andare a tuffarsi insieme a loro. Yoon in ogni caso si è rifiutato di lanciarsi dal momento che aveva molto paura dell'acqua e che non sapeva nuotare. E allora la ragazza lì ha detto: ok, mi tufferò io al tuo posto. Tuttavia lo ha praticamente un po' manipolato finché è arrivato al punto di Yoon ha scelto di dire a sua moglie: ok, mi tuffo. E voi ricordatevi che comunque Yoon è saltato per ultimo, quindi nessuno degli altri ragazzi può averlo spinto. Tuttavia sembra che dopo che i due ragazzi si erano appena lanciati, uno di loro sia riemerso dalla superficie, ha sentito una specie di grido. E questo è un po' diverso da quello che ha affermato lì all'inizio. Vi ricordate che lei aveva detto che una volta che questo Yoon si era lanciato non aveva sentito assolutamente nulla. Quindi da dove proveniva questo grido? E se veramente c'è stato un grido, perché Lee ha detto di non averlo mai sentito? Tutto ciò si può fare un po' pensare. Se vi ricordate, lei aveva detto che c'era silenzio e in realtà, oltre a questo uomo che appunto si era lanciato e era emerso, c'erano anche gli altri due uomini che avevano sentito questo grido. Com'è possibile che solo Lee non aveva sentito nulla? Dalla testimonianza comunque di questa amica ha detto che ha visto tutti questi uomini che si erano lanciati girarsi dalla parte appunto di dove si era lanciato Yoon, poi ha sentito questo grido e in seguito ha visto Joe, che era l'altro ragazzo, con una specie di tubo cercare di nuotare dalla parte di dove stava Yoon. E questa testimone ha gridato a Joe di lasciare andare il tubo e nuotare più velocemente. Successivamente la ragazza lì ha afferrato questa ragazza, appunto questa di cui vi sto raccontando la testimonianza, e gli ha detto: andiamo a prendere un tubo più grosso, cioè penso che volessero usare questo tubo per poter aiutare Yoon in qualche modo a uscire dall'acqua, non lo so. Comunque in quel frangente in cui loro se ne sono andate, quando sono tornate hanno visto Joe che stava nuotando in una parte diversa di quel laghetto, diciamo. E tutto ciò sembrava molto strano. Quando gli hanno chiesto spiegazione a Joe, tutto quello che lui ha detto: non l'ho visto, non so dove sia. E praticamente dalle testimonianze un po' di tutte queste persone che erano andate al lago, sembrava proprio che si trattasse di un incidente. Ma andiamo adesso un attimo a vedere e capire chi era questo Joe, perché sembra un po' la chiave per risolvere questo caso, se vogliamo. Joe era un ragazzo 27enne che doveva essere sostanzialmente un amico di questa ragazza di nome Lee, ma secondo testimonianze di altri amici di questi due ragazzi sembra che i due non fossero solo amici, anzi che fossero fidanzato e fidanzata. Tra l'altro anche gli amici erano tenuti all'oscuro di questo matrimonio tra Yoon e Lee. Nemmeno Joe sembra che sapesse di questa loro relazione, però qua non si sa benissimo perché, vi dico, ci sono una serie di misteri. In ogni caso quello che sembra è che le avesse detto anche a Joe, quindi Joe compreso, benché fosse il suo ragazzo, che Yoon era solamente un amico. Solamente in seguito si è scoperto che uno dei ragazzi di queste due coppie, che chiameremo amico C, a questo ragazzo Lee ha detto che Joe era solamente un amico, e questo ragazzo era molto, diciamo, amico con questa Lee e a lui aveva presentato Joe nel 2015. Quindi potete capire come questo amico di Lee, appunto l'amico C, questo Joe e Yoon erano tutti connessi in qualche modo. Tra l'altro ci sono anche dei filmati delle telecamere di sorveglianza in cui si può vedere Joe che ha preso appunto Yoon per andare a fare quest'uscita. E voi immaginatevi praticamente avere questo fidanzato, vabbè, Yoon non sapeva che si trattasse del fidanzato, però questo uomo che è andato prima a prendere vostra moglie a casa sua e poi è passato a prendere voi. Cioè, una situazione veramente talmente assurda che stento a crederci. Quello che molte persone speculano è se
questo Yoon sapesse o meno della relazione tra Joe e Lee, perché la domanda è: com'è possibile che non sospettasse nulla? Allo stesso modo, però, io credo che Yoon fosse talmente innamorato di questa Lee che probabilmente non se n'è nemmeno reso conto. In ogni caso, questa è l'ex ragazza di Joe, la quale ricorda che sono tutti andati a pescare insieme un giorno, e anche in quell'occasione c'era stato appunto questo Yoon. E secondo questa ex ragazza di Joe, lei sostiene che probabilmente quel giorno che erano usciti a pescare c'era stato un altro tentativo di provare a far fuori appunto questo Yoon, spacciandolo come incidente. E tutto questo era successo quando questa ragazza ancora non sapeva che il suo ragazzo dell'epoca avesse una relazione segreta con questa ragazza lì. Quello che comunque è successo durante quell'uscita a pesca è che appena sono arrivati hanno subito iniziato a bere. Nel mentre bevevano, la coppia ha iniziato a litigare rumorosamente. E secondo questa amica, lì ha detto che ogni volta che appunto questo Yoon tentava di trattarla come fosse sua moglie, e vi ricordo che qua nessuno sospettava che i due fossero sposati, lei si arrabbiava terribilmente. Per esempio, lui provava a prenderla per mano, abbracciarla, e tutto questo la irritava tantissimo. Ma voi immaginatevi, in quella situazione probabilmente dareste anche voi ragione a lei, perché voi vedete questo uomo un po' più grande di questa ragazza, non sapete la loro relazione, vi presentano questo tipo come un suo amico, e c'è questo amico che cerca in qualche modo di importunarla. È normale che, insomma, anche la reazione delle altre persone al tavolo probabilmente sarebbe stata: ma come si permette questo uomo? Invece la verità è che i due erano sposati e per scelta appunto di lì dovevano vivere in due case diverse, cioè tutto ciò è veramente paradossale. A un certo punto Lee ha detto a Joe di andare a portare via Yoon perché aveva bisogno di parlare con la sua amica, e quindi voleva che i due uomini parlassero tra loro mentre lei e la sua amica parlassero da sole. Dal momento che questa lì ha detto che doveva dire urgentemente qualcosa alla sua amica in privato. La cosa, tra l'altro, paradossale è che una volta che i due se ne sono andati, lì non ha detto assolutamente una parola alla ragazza di Joe. Voi immaginatevi questa ragazza che ha appena detto agli altri due persone che erano al tavolo che aveva bisogno di fare una conversazione tra ragazze, appunto agli altri due amici, e poi ha finito per non dire una parola. La situazione è alquanto strana. Qualche minuto più tardi Yoon ha voluto rientrare perché appunto era molto freddo quella sera, visto che erano in pieno inverno, ma Lee gli ha subito chiuso la porta in faccia e con molta violenza gli ha detto di andarsene, lasciandolo fuori. Yoon si è rifiutato. Lee è quindi uscita da quell'appartamento che avevano affittato appunto per andare a pesca, e tutti praticamente gli hanno sentiti gridare e litigare a squarciagola. Una decina di minuti più tardi ha sentito qualcuno cadere in acqua. Lee è rientrata precipitosamente all'interno dell'appartamento e ha detto a tutti di non uscire. L'ex fidanzata di Joe ha subito chiesto che cosa stesse succedendo, perché appunto aveva sentito qualcuno cadere in acqua, e Lee invece continuava a dire non è successo niente, non uscire. L'ex ragazza appunto di Joe ha comunque scelto di uscire per vedere che fosse tutto ok, e Lee è stato quando ha visto Yoon gridare mentre il suo ragazzo Joe lo stava fissando con aria assente. L'ex ragazza di Joe ha quindi chiesto: ma cosa state facendo? Che cosa è successo? La ragazza non riusciva a capire come i due in questo momento erano in acqua, però penso che si toccasse, quindi in qualche modo sarei riuscito a salvare, però potete capire come la ragazza non capiva che cosa stesse succedendo, perché voi vedete questo uomo comunque che grida al vostro fidanzato, il fidanzato che sembra non dire niente. Infatti gli ha chiesto se era posseduto o che cosa gli stesse succedendo. Yoon ha gridato a Lee: tu mi hai spinto in acqua. Lee ha negato questa accusa e ha detto: di che cosa stai parlando? E qui è stato quando appunto l'ex ragazza di Joe ha pensato che qualcosa di molto strano stesse succedendo, e che forse già in quell'occasione la coppia Joe e Lee avesse tentato di far fuori Yoon. Voi potete immaginare come, quando questa testimonianza è emersa, la polizia si è subito resa conto che ci sono stati due diversi incidenti che potevano far pensare che magari Lee avesse già in precedenza provato a far fuori il suo marito Yoon. Il primo incidente appunto era avvenuto nel febbraio del 2019, e ci sono tra l'altro dei messaggi che Lee ha inviato a Joe in cui diceva:
Gli abbiamo messo un sacco di sangue di pesce palla all'interno del suo cibo perché non sta morendo. Il secondo incidente, in cui sembra che appunto Lee abbia tentato di uccidere Yoon, è stato questa volta appunto quando sembra che l'abbia spinto in acqua. È questo che vi ho appena descritto, insomma. E molte delle teorie su il perché questo, diciamo, incontro a pesca fosse così strano da parte della ex ragazza di Joe, perché appunto lei credeva che Lee avesse spinto Yoon nell'acqua e che Joe sia entrato nell'acqua assieme a lui e stesse cercando di trattenerlo sott'acqua. Fortunatamente l'ex ragazza è uscita e in qualche modo è riuscita a fermare tutto ciò, anche perché se magari l'ex ragazza di Joe l'avesse visti, probabilmente non potevano più farlo passare come un incidente. Spostiamoci adesso a 2 giorni dopo la morte appunto del signor Yoon, e ci sono dei video presi da delle telecamere di sorveglianza in cui si possono vedere dei video di Lee e Joe entrare nella casa di Yoon e hanno preso la sua giacca e un computer. Non si sa per quale motivo avessero questo desiderio di prendere questo computer. Mi chiedo che cosa ci fosse al suo interno, e questo non solo io, anche la polizia si è posta queste domande, perché è molto strano. Lee non era praticamente mai stata a casa di Yoon fino a quel momento, che si sappia, e quindi tutto ciò fa molto pensare. Una cosa molto triste che tra l'altro è stata trovata all'interno della casa di Yoon è che c'erano diversi contratti di appartamenti e per i quali lui si era indebitato, quindi lui aveva finito per comprare una serie di appartamenti che gli chiedevano appunto di pagare, e persino dei documenti che richiedevano fallimento appunto quando dichiarate di essere andati in bancarotta, già risalente al 2018. Quindi lui in un solo anno da quando si era sposato con sua moglie Lee, Yoon già aveva dichiarato bancarotta. Tra l'altro non solo in bancarotta, era anche strapieno di debiti. E sembra che tra l'altro Yoon avesse finito per mandare anche $30,000 ad alcuni amici di Lee. La compagnia assicurativa ha detto che la loro assicurazione sulla vita era stata in alcuni periodi attiva e in alcuni periodi non attiva, dal momento che non sempre riuscivano a effettuare il pagamento. Anche perché capite che questo uomo non poteva nemmeno pagare il suo cibo, come poteva ogni mese pagare $700 per questa assicurazione. E voi immaginatevi che tra l'altro, dal momento che non riusciva a pagare, la sua assicurazione sarebbe scaduta il 1° di luglio, esattamente un giorno prima quando Mr. Yoon è passato a miglior vita. Capite come tutto ciò sembra molto molto sospetto. E quindi finalmente, a 3 anni di distanza da questo incidente, c'è stato un nuovo video, come vi dicevo all'inizio, che è stato rilasciato al pubblico, e questo racconta una completa diversa storia rispetto a quello che tutti credevano fino a quel momento. E voi potrete vedere in questo video la paura che Yoon avesse di essere in acqua e come gli altri amici trattassero questo Mr. Yoon. Tra l'altro qua si possono vedere comunque Yoon essere su questo salvagente, vedete che è lì che si copre le orecchie e sembra veramente terrorizzato dall'acqua, eppure ci sono questi altri ragazzi che cercano come di spingerlo, spintonarlo e spingerlo giù da questo salvagente appunto. Tra l'altro se noi ascoltiamo anche l'audio di queste registrazioni, si sente proprio Yoon dire "per favore fermati" e Joe che dice "no, non mi fermerò". Yoon dirà "questo non è divertente, smettila", e poi si sente anche la voce di Lee dire di capovolgere quel salvagente. Da queste immagini si può proprio vedere come Yoon non si stesse assolutamente divertendo. Voi immaginatevi questo Yoon che era comunque quasi quarantenne, ci sono questi altri uomini adulti che stanno cercando di praticamente buttarlo in acqua quando lui proprio non vuole, cioè la situazione è veramente paradossale. Cioè comunque anche gli altri ragazzi avevano quasi 30 anni, quindi è veramente strano, perché un comportamento così te lo aspetti da bambini di 10 anni, non da adulti. È per quello che vi dicevo all'inizio che secondo me anche questa differenza ulteriore di età è molto strana, anche perché si sa in Corea c'è anche questo discorso del rispetto per le persone più grandi, quindi il fatto che ci sia questa differenza di 12 anni e il fatto che Yoon fosse trattato in questo modo fa un po' strizzare gli occhi. E ragazzi, tutto ciò, come dice anche Grace nel suo video, è veramente strano vedere questo comportamento, perché sembra come se lo trattassero come un giocattolo, e qua invece si parla di un uomo comunque anche più senior di loro che dovrebbe essere rispettato, soprattutto per gli standard comportamentali che ci sono in paesi come la Corea. Tra l'altro poi ci sono alcuni altri video che sono stati rilasciati in cui si può vedere Yoon che cerca di aprire un melone con la sua testa.
Quello che hanno detto i ragazzi è che hanno fatto praticamente questo gioco che Jung ha perso e per questo motivo ha dovuto fare questa penitenza e aprire questo melone con la testa. Però qua si può vedere questo Jung come se non sembrasse divertirsi assolutamente e sembra che sia fatto genuinamente male. Io non lo so ragazzi, però non proverei mai ad aprire una anguria con la mia testa, cioè mi sembra una cosa veramente assurda. E qua se noi ascoltiamo l'audio gli dicono oppa, impegnati di più, mettici più forza. E quindi gli hanno fatto fare questa cosa di sbattere la sua testa contro l'anguria più e più volte. Sembrava veramente come se questi ragazzi, che erano una decina di anni più giovani, lo stessero veramente prendendo in giro e si stessero prendendo gioco di lui. Cioè, non c'è niente di strano se un uomo di 40 esce con gente, diciamo, di 20 anni. Però la cosa strana è proprio questo comportamento e questa dinamica che si era venuta a creare all'interno di questo gruppo. Anche perché questo Yoon sembrava un uomo così gentile e generoso che magari non era tanto bravo a dire di no e quindi si lasciava fare qualsiasi cosa, e che molto probabilmente il fatto che lui fosse così innamorato di Lee, anche per far vedere diciamo il suo lato più da uomo, allora ha scelto di fare tutte queste prove, ma non so se definirle di coraggio, però tutti questi obblighi per stare al gioco e non sembrare magari più vecchio di lei, o per, insomma, per non rovinare l'atmosfera. Sembrava proprio come se questo Yoon cercasse disperatamente di adattarsi a questa compagnia e cercare di essere parte di questo gruppo a causa appunto della moglie. In ogni caso, alla luce di tutti questi video, la polizia ha scelto di chiamare nuovamente Lee e Joe per riuscire ad ottenere ulteriori informazioni su quella morte tanto misteriosa. Tuttavia entrambi sono completamente scomparsi, ormai sono quasi 5 mesi che di nessuno dei due si sa nulla, non usano più le loro carte di credito o i loro cellulari, e potete capire come questo comportamento ha fatto letteralmente esplodere questo caso, perché se veramente non avessero niente da nascondere probabilmente non si starebbero nascondendo in questo momento. In Corea c'è una legge sulla privacy che non permette nemmeno di rivelare le loro facce o i nomi dei sospettati, quindi potete capire che quando sono state rese pubbliche i volti di Joe e Lee significa che davvero la polizia ha dei seri sospetti nei confronti di questa coppia. Tra l'altro in questa diciamo disputa anche il loro amico Sim, di cui in realtà però non è stata rivelato il volto, sembra anch'esso coinvolto in questa tragedia, perché potete vedere nei video anche lui stava scuotendo il salvagente dove appunto era Yoon alcuni minuti prima della sua morte. Ma la domanda è: come mai Joe e questo amico C erano coinvolti in tutto questo? Quale potrebbe essere stato il loro beneficio dal far fuori potenzialmente questo Yoon? Molto probabilmente Lee era riuscita a manipolare questi suoi due amici, e tra l'altro dal conto bancario di questa Yoon c'è stato un trasferimento di quasi 200.000 dollari che Yoon aveva trasferito sul conto di Lee, che poi Lee a sua volta ha trasferito metà sul conto di Joe e metà sul conto di questo nuovo amico C. Dall'autopsia comunque è anche stata trovata della schiuma nei polmoni di questo Yoon, e secondo alcuni professionisti sembra che questa schiuma si formi quando la persona che sta affogando stia ansimando e bevendo dell'acqua allo stesso tempo, e quindi questa è una chiara indicazione del fatto che questo Yoon stesse cercando di uscire dall'acqua e poi fosse riemerso, come se qualcuno o qualcosa lo trattenesse sott'acqua. E questo è in completa contraddizione con la testimonianza di Lee, la quale ha affermato che l'acqua era completamente calma e che non ha sentito in nessun modo la voce di Yoon quando a detta sua stesse affogando. Io davvero mi chiedo come è stato pianificato e come sono riusciti a fare credere all'altra amica, quella che a sua volta ha assistito in parte a questo incidente, anche lei è riuscita a finire per credere che tutto ciò sia capitato per sbaglio, che nessuno l'avesse realmente spinto sott'acqua. Quindi tutto ciò è veramente veramente strano. Molti si chiedono com'è possibile che questo Yoon sia stato spinto sott'acqua per tutto questo tempo e che nessuno degli altri amici se ne sia accorto. Comunque c'erano altre due ragazze con loro quel giorno, possibile che nessuno abbia pensato che tutto ciò fosse sospetto? All'interno del cellulare di Yoon erano state trovate alcune note in cui Yoon diceva quanto fosse stufo di questa Lee e di come lo stesse trattando. In queste note lui aveva anche scritto che molto probabilmente questa
lì non sarebbe mai venuta al suo funerale, perché molto probabilmente questa sua moglie sarebbe stata troppo occupata. La cosa più terribile è che molte persone hanno anche sospettato che molto probabilmente questo Yoon ha tentato di togliersi la vita e ci sia riuscito proprio perché era pieno di debiti, e che quindi questa altro non era che una specie di biglietto, sapete, quelli che lasciate prima di perdere la vita. Ma non è davvero strano come questa lì non sia mai andata a trovare questo suo marito, che vivessero in due appartamenti separati, e solamente quando usciva con i suoi amici scegliesse di invitarlo. Tutto ciò sembra veramente strano. Internet è letteralmente esploso in Corea per quanto riguarda questo caso, e molti hanno cercato di indagare più a fondo su chi fosse questa donna. E tra l'altro quello che è emerso sono stati veramente dei dettagli alquanto sconcertanti per quanto riguarda la sua vita amorosa. A 15 anni era stata sorpresa più volte dalla polizia nel quartiere di Kangnam, dove aveva organizzato degli incontri sotto, diciamo, un pagamento. E vabbè, potete immaginare che tipologia di incontri organizzasse in questi luoghi dietro a pagamento a soli 15 anni. E inoltre, mentre era fidanzata con Yoon, nel 2015 si era anche sposata un altro uomo e poi si è lasciata con lui quasi subito dopo. E molto probabilmente Yoon non sospettava nulla. Voi immaginatevi, la vostra fidanzata si è andata a sposare con un altro, non vi dice niente e poi si sposa con voi due anni dopo. È pazzesco tutto ciò. E tra l'altro da questa relazione ha anche finito per dare alla luce un bambino, non quella con Yoon, quella con quest'altro marito, e Yoon non ha mai saputo nulla. Ancora più strano e sospettoso è il fatto che nel 2014 la signorina Lee è andata in Thailandia per una vacanza con il suo ex fidanzato, e in quell'occasione il suo ex fidanzato ha perso la vita mentre faceva delle immersioni. Quel caso è stato chiuso e dichiarato un incidente, tuttavia alla luce di tutto quello che è emerso negli ultimi anni anche questo caso è stato riaperto per poter un po' indagare su che cosa fosse realmente successo, perché molti sospettano che Lee sia in qualche modo la responsabile anche di questa morte. In ogni caso, spostandoci un po' più indietro nel passato di questa Lee, sembra che quando era al sesto anno di elementari, e in Corea come in Giappone penso ci siano 6 anni di elementari, credo, correggetemi se sbaglio, in ogni caso era stata intervistata per questo programma televisivo in cui mostravano appunto ragazzi e famiglie, diciamo un pochino difficili, con delle situazioni difficili, e Lee era presente in questo programma e lei appunto mostrava la sua famiglia, e lei veniva appunto da questo background piuttosto povero e i suoi genitori erano anche delle persone disabili, e lei era stata lodata praticamente da tutti per il modo in cui si prendeva cura dei suoi genitori, e molte persone hanno provato un sacco di empatia e simpatia per questa ragazza. Tra l'altro lei in questa intervista dice: quando sarò cresciuta voglio restituire tutti i favori, diciamo, a tutti coloro che ne hanno bisogno. Sembrava veramente un angelo, ed è davvero ironico il modo in cui questa ragazza è cresciuta, molto lontano dalla bambina che un tempo era, o forse anche lì, chissà, fingeva di essere. Una ragazza che appunto diceva di voler aiutare le persone più povere e in difficoltà ha finito proprio per prendere i soldi da coloro che erano benestanti, rendendoli poveri. Alcune persone sostengono che il fatto che lei provenisse da un background così povero, molto probabilmente qualcosa deve essere cambiato negli anni in cui è cresciuta e si è resa conto che era stanca di aiutare queste persone, e che quindi ha scelto di trovare dei modi per riuscire a fare tanti soldi in poco tempo, e per questo motivo è cambiata completamente. Sembra che qualsiasi azione, qualsiasi cosa lei ha fatto, diciamo, nella sua vita da adulta, sembra che l'avesse sempre fatto per riuscire ad ottenere dei soldi, e molto probabilmente ha incontrato Yoon, un uomo benestante e così generoso, che era pronto ad ascoltarla e ad aiutarla in qualsiasi modo, e forse è stato proprio questa sua ingenuità che l'ha portato purtroppo a finire nelle grinfie di una donna che ha scelto di farlo fuori. Chissà se realmente è quello che è successo, ma sicuramente è quello che molti sospettano. Ragazzi, questo era il caso di oggi, un caso veramente scioccante che mi ha lasciato una grandissima tristezza. Provo davvero
empatia per questo uomo che era talmente innamorato di questa donna e è stato pronto a dare la sua intera fortuna, a vivere praticamente in povertà e in una situazione dove era completamente controllato dalla sua moglie, che ha finito per perdere anche la vita. Io spero davvero che casi del genere non succedano più. E una cosa che mi fa molto pensare riguardo questo caso è che in questo momento Joe e Lee sono scomparsi, nessuno sa dove sono, non utilizzano le loro carte di credito, i loro numeri di telefono e nessuno sa come contattarli. Mi chiedo se per caso, magari nei prossimi mesi, la polizia riuscirà a rintracciare questi due individui, se saranno perseguibili. Io ragazzi sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate di questo caso, scrivetemelo gentilissimamente qui sotto e spero di vedervi davvero nel prossimo video. Grazie tantissimo per essere stati con me, un ciao da Seba, ciao.